Pierluigi Pardo vi saluta e vi dà il benvenuto per questa entusiasmante sfida internazionale. Preparatevi a viverla con noi, con me ovviamente e con Stefano Nava. Benvenuti anche da parte mia, partita coi fiocchi oggi. Tutto pronto per il calcio d'inizio di questa match tra Colombia e Giappone. La Russia ha vinto la concorrenza di Spagna, Portogallo e Olanda Belgio, che si erano candidate a ospitare congiuntamente questa edizione 2018 del mondiale. È l'unico tra questi paesi a non aver mai ospitato un'importante rassegna calcistica sia a livello continentale che mondiale. Si esclude la Confederations Cup disputata nel 2017. Comincia dunque la gara. La grafica ci mostra l'11 titolare della Colombia. L'allenatore ha scelto di schierare una sola punta di ruolo supportata da due esterni di spinta sulle fasce. 4-5-1 d'attacco, in grado di garantire anche una certa copertura in mezzo al campo in fase di non possesso. La grafica ci mostra la formazione di partenza del Giappone. Scendono in campo con quattro centrocampisti schierati a rombo, due più larghi e due che agiscono rispettivamente come diga davanti alla difesa e vertice alto dietro le punte. Queste almeno le indicazioni iniziali, chiaramente poi sarà il match a indirizzare le scelte dell'allenatore. Quadrado, James Rodriguez, occhio all'azione colombiana, mette giù il pallone, occhio al pressing, attenta qui la difesa, palla allontanata. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Bravi qui a bloccare tutto. Arias, James Rodriguez, palla vagante, Kagawa, buon pallone filtrante, è tutto solo, altro tentativo. Aperto le marcature con questo gol 1-0. Murillo, Aguilar, James Rodriguez. Colombia che porta palla, Falcao, e c'è il tiro di Falcao. Che gol! Splendida rete! Pallone che entra all'incrocio dei pali, davvero straordinaria la conclusione. Un bel gol realizzato con quello che è il suo piede debole. Non era per niente una conclusione semplice, ma se l'è cavata egregiamente. Possiamo apprezzare meglio il gol, visto anche da un'altra prospettiva. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Asebe cerca la sovrapposizione. Kagawa, Osako, guadagna metri verso l'area. Ottima lettura, recuperano il pallone, hanno metri a disposizione. Rodriguez, Falcao, si riparte con la rimessa laterale per la Colombia. Palla riconquistata dagli avversari, rimessa battuta proprio male. Grande chiusura difensiva, usa bene il corpo qui per difendere il pallone. Falcao, trova il compagno sbarcato, quadrato, prodigioso il portiere sul tiro ravvicinato.
Occhio di flash, Pierre. Ha reagito in una frazione di secondo. Occhio a tu. Quadrado! E il portiere ci arriva sul colpo di testa. Okazaki. Rodriguez. Aguilar. Attenzione a James Rodriguez. Continuano nel possesso palla quasi ipnotico nei confronti degli avversari. Spazzano senza problemi. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Si mette col corpo tra palla e difensore. Sakai. Maragna metri. Asebe. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. Quadrato. Conquistano un buon pallone al centrocampo. Sale il Giappone. È stato fermato la difensione. E l'arbitro dice che può bastare. I primi 45 minuti di gioco si chiudono sul risultato di 1-1. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. L'apertura larga per Quadrado. Aguilar. Cambia di fronte l'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. Osako. Occhio al suo movimento. Prova la porta, Falcao. Palla che finisce sul palo, rimbalza, attenzione, pericolo. Duello tutto di forza. James, occhio a James, palo a Rodriguez, conclusione al volo a pochi centimetri dal gol. Un gesto tecnico notevole, è stato bravissimo, avrebbe meritato maggior fortuna qui. C'è la rimessa laterale per la Colombia. Arias, attenzione a James Rodriguez. Occasione dalla bandierina per la Colombia. Ci sarà un cambio. Occhio al corner. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Punta l'area. Va via di fisico. Murillo. Quadrado. Impeccabile lettura difensiva. Osako. James Rodriguez. Falcao. La tiene lì di forza. Colombia che porta palla. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Araguchi. Ha spazio davanti a sé. Occhio a traversone. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Okazaki. Guadagna metri verso l'area. Intervento pulito. Fa suo il pallone sulla fascia. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara. Ferma l'azione. Recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Inui. Kagawa ha calciato in maniera completamente scoordinata, pallone che si è spento abbondantemente sul fondo. Nessun problema qui per il portiere, era facile colpirla al volo e far gol da lì. Buono il dive by Sanchez. Pallone profondo, pericoloso. Buona l'idea per Camus. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Carlos Sanchez.
Occhio, cerca l'area di rigore. Occhio a Falcao. Niente da fare. Grande intervento del portiere che dinega il secondo gol. Niente da dire. Bravissimo. L'allenatore non si accontenta del pari, inserisce un altro attaccante anche per dare un chiaro segnale alla squadra. Palla messa in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Occhio all'azione colombiana. Prova. Pallone che finisce largamente sul fondo. Dai, conclusione buona, ma solo nelle intenzioni. Palla che non ha preso il giro voluto, terminando la sua corsa lontana, lontana. Ancora 8 minuti prima della fine della gara. Kagawa. Tocco verticale interessante. Fermano la manovra avversaria. Ancora parità quando mancano 300 secondi alla fine. Sta per arrivare il momento del cambio. Incertezza massima in questa gara, siamo nei minuti finali. Ovviamente ogni errore può essere decisivo. Ci sarà la rimessa dal fondo. Number 9, Falcao. Kagawa. Asebe. Kagawa. Ancora 3 minuti da giocare. Sale il Giappone. Kagawa. Kagawa prova. Ha sprecato una grande occasione. Non è stato lucido per niente qui. Carlos Sanchez. E al 90esimo dunque le squadre sono in parità.